Buon pomeriggio a tutti da Gioia Emilia Romagna. Siamo qui a Bagno di Romagna. Oggi, mentre sistema la lavanda, conosciamo l'erboristeria Portolano. Allora, il tuo nome? Vai. Io mi chiamo Lidia. Lidia, il nome di tua sorella è? Nadia. Ciao Nadia. Io fin da bambina ho sempre vagato per i boschi, anche perché abitavo in campagna, quindi stavo bene in mezzo alla natura. E quindi mi sono sempre interessata a questo settore alla fine. Questa passione che vi accomuna? Sì. Allora, ci accomuna perché noi siamo nati in campagna. Sì. E l'abbiamo vissuta sempre bene, con orgoglio. E la nostra nonna ci insegnava comunque la proprietà di alcune piante, quelle più comuni. Poi comunque mia sorella mi ha introdotta nel lavoro vero e proprio. Avendo un negozio prima a San Piero in Bagno, poi qui a Bagno di Romagna. Sono andata all'Università Urbino, ho fatto il corso. Il mio sogno era diventare erborista, lo faccio da 33 anni. Ah, da 33 anni fai l'erborista? Ebbene sì. Benissimo. Cosa stai facendo con questa lavanda che ci apre i pori? Perché è stato San Giovanni a Cesena, il patrono di Cesena, sì. E c'è questa tradizione di regalare la lavanda e l'aglio. Però qui siamo a Bagno di Romagna e tu adesso stai lavorando la lavanda. Sì, la sgrano perché sennò diventa, siccome è un po' umida, no? Se la lasci lì poi perde tutti i fiorellini. Quindi bisogna sgranarla e raccogliere questi fiorellini, farli essiccare in un luogo buio, un po' ventilato, così non perde né il profumo né il colore. Poi cosa faremo con questa lavanda? Faremo dei sacchettini profumati per i passanti che vengono a Bagno di Romagna. Ecco, ci fai entrare dentro al tuo negozio, ci accompagni? Allora, intanto guardiamo questo. Qui abbiamo pensato di fare l'angolo regalo con tutti i saponi naturali, artigianali. Poi abbiamo fatto degli gnomi con diciamo forma di vasetto, guarda che dentro ci possiamo mettere le caramelle oppure le tisane stesse, le tisaniere, i saponi, tutti i quadretti fatti da noi quando siamo stati chiusi per il lockdown, visto? Ah, però ci sono i fiori. Sì, abbiamo la pressa. Abbiamo la pressa e si mettono appunto questi fiori freschi dentro questa pressa, attendi 2 settimane circa, poi hai, il fiore pressato pronto per fare dei bei quadretti. Bellissimi, complimenti, sì. Complimenti. Sì, le scatole, vedi? Tutti, quindi anche le scatole sono prodotti artigianali che fate. Sì. Mamma mia, bellissime. Mi piace. Sì, bellissime, complimenti. Allora, questo appunto è l'angolo dove ci sono i saponi. Sì, tutte le cosine che uno può regalare, no? Passando per questa via. Okay. Poi possiamo andare invece nell'erboristeria vera e propria, dove sono i nostri rimedi. Questo è il nostro luogo di lavoro. Vi presento anche con questa bella piantina. Ah, cosa sarà mai questa? Io la conosco, è la pianta vergognina. Sì, che si chiama mimosa sensitiva. Che tu la tocchi e lei si chiude. Sì. Lo so. E anche a letto, alla sera va anche a letto e si chiude, Si chiude quando la tocchi perché appunto è sensitiva, quindi si vuole proteggere. E anche in mancanza di acqua si chiude. Siamo piccole problematiche che tutti noi purtroppo nella vita ci troviamo a dover affrontare. Adesso abbiamo una tisana a base di aneto, conocchio e anice che va benissimo per il reflusso e per la digestione ed è anche molto piacevole da bere a qualsiasi ora, la sera, non dà assolutamente fastidio a chi non ha un sonno profondo. Abbiamo preparato questi semi da aggiungere alle insalate o ai cibi in genere perché apportano diversi nutrienti. Abbiamo messo la zucca, il girasole, i semi, il sesamo, il papavero, lino e psyllium. Ma la nostra tisana più venduta, quella che piace più di tutte, è la tisana ai mirtilli, questa, che noi facciamo assaggiare da tantissimi anni. Che comporta anche una spesa, non indifferente, però l'assaggio è la nostra pubblicità. E quindi molti ci conoscono per questa tisana,
e tutti gli anni comunque conosciamo persone che la apprezzano, quindi quindi siamo entusiasti anche noi di poterla offrire. C'è anche l'artigianato. L'artigianato, perché mi ha fatto vedere, certo, che fate delle scatole, anche delle confezioni. Questi cesti sono fatti con la carta del giornale. Dopo sì, si sì, applica, diciamo, la tecnica del Vimini, vedi? Da fare tanti. E si ottengono i cesti per l'erboristeria, per le caramelle. E poi abbiamo tutte le pomate, le polveri, le... Un assortimento! Di tutto, di più. Di tutti anche i quadrini, altri quadrini che avete fatto. Saluti dall'erboristeria Portolani. Ciao, venite a trovarci. Venite a Bagno perché è un bel paesino, c'è l'aria buona, si respira bene. Sta benissimo, vi aspettiamo.